Risoluzione problemi connessione Wi-Fi sulla TV LG. In caso di difficoltà a connettervi al Wi-Fi sulla Smart TV LG con WebOS 6.0, il problema può essere spesso la rete o la configurazione della rete. Innanzitutto, assicurarsi di essere connessi alla rete personale. Utilizzando il telecomando, cliccare Impostazioni, Generalità, poi Rete. Ora controllare la propria connessione Wi-Fi. Se non si è connessi, selezionare Accedi e connetti, verificando sullo schermo. Se c'è un errore di password, controllarla. La password Wi-Fi fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Se si riesce a connettersi o a trovare la rete, spegnere e scollegare i dispositivi, il modem, il router e la TV, quindi attendere almeno 30 secondi. Ricollegare tutti i dispositivi, a cominciare dal modem e dal router. Attendere le spie di collegamento, quindi collegare la TV. Inoltre, prestare attenzione alle cose che potrebbero causare interferenze o problemi, come altri router sullo stesso canale, altri dispositivi elettronici, aggiornamenti firmware necessari o impostazioni del router. Dopo aver collegato tutto, cercare di accedere di nuovo. Se il problema persiste, andare su Impostazioni e disattivare la funzione Quick Start e la funzione Symlink. Poi cercare di effettuare nuovamente l'accesso. Se ancora non si riesce a connettere la TV al Wi-Fi, per isolare ulteriormente il problema si può provare a connettere la TV a un punto di accesso alternativo. Il tuo telefono o tablet potrebbe avere una funzione integrata chiamata Hotspot. Accendere l'hotspot e cercare di connettervi la TV. Se si riesce a connettersi all'hotspot, ciò significherebbe che il problema riguarda il router e si dovrebbe contattare il fornitore di servizi internet. Se si riesce a connettersi al router, ma si stanno riscontrando alcuni problemi, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni DNS. Questo è un passaggio avanzato. A tale scopo, andare sul menu, quindi Impostazioni, tutte le impostazioni, Rete, Wi-Fi, Impostazioni avanzate. Qui possiamo trovare le impostazioni del server DNS. Assicurarsi di deselezionare la casella, in modo da poter impostare manualmente un server DNS. Nella casella di testo, cambiare il server DNS in 8.8.8.8. Questo è un server DNS pubblico che può essere utilizzato per la risoluzione dei problemi. Dopo aver impostato il DNS, riavviare la TV scollegando l'alimentazione per 30 secondi, quindi ricollegando la TV. È possibile eseguire nuovamente il test quando viene ripristinata l'alimentazione. Ora si dovrebbe essere completamente connessi a internet. Per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie per la visione.